Centinaia di palloncini blu in volo per spingere in alto i colori dell'autismo e cementare la necessità di raggiungere un diverso picco di sensibilizzazione sull'autismo. I ragazzi di ATS Pianeta Autismo saranno protagonisti della giornata mondiale dedicata alla consapevolezza dell'autismo il 2 aprile. Simona Guacci e Marianna Festa, presidente e vicepresidente del centro di Bellizio Irpino, in queste ore sono impegnate a distribuire spillette ai testimonial dell'evento. Al loro appello, molti negozi della città si illumineranno di blu. Purtroppo il Covid ci ha tolto tanto e abbiamo cercato di creare qualcosa di impatto. Abbiamo creato queste spille insieme con i nostri ragazzi, noi che siamo dell'ETS, impegnati da 7 anni per l'autismo con i laboratori clinici sull'autismo accreditati dall'ASL, di 18 ragazzi autistici, adolescenti. Abbiamo realizzato queste spille che abbiamo donato in giro, diciamo, tra le istituzioni e le aziende del territorio avellinese, ma non solo, siamo riusciti ad uscire anche dal territorio avellinese e le abbiamo distribuiti per questa giornata sulla sensibilizzazione sull'autismo. Ci sarà anche il lancio di palloncini, già li vediamo pronti, sì, a volare. Sì, sì, ebbene sì, il 2 aprile qui nella nostra struttura sita in Bellizzi lanceremo questi palloncini in segno di amore e di sensibilizzazione verso questo mondo così speciale, proprio perché i ragazzi sono speciali, le loro famiglie devono essere sostenute in tutto e per tutto. Questa spilla è stata realizzata da Creazioni Wedding Artigianali in collaborazione con i nostri ragazzi che hanno confezionato ad uno questa spilla proprio veramente con amore e dedizione. Non ce l'aspettavamo, ma ci sono riusciti. Quindi vogliamo lanciare questo messaggio a tutti, affinché si avvicinino a questo mondo.